Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e ben ritrovati in questo nuovissimo episodio di Mindtest Ita! Come potete vedere siamo in cantina, abbiamo cambiato un po' di cose, più che altro perché voglio iniziare effettivamente a fare la farm di mais, con l'obiettivo appunto di alimentarci un generatore tramite l'etanolo in modo da alimentare in questo modo la casa tutta, nel senso tutta l'energia elettrica dell'abitazione. Una cosa è che prima costruirò una farm probabilmente di 10 unità di mais, 10 piante di mais, poi metteremo un autocrafting e poi pensavo di mettere magari un paio di high voltage generator sempre attivi che ricaricheranno poi delle batterie high voltage che saranno collegate su con delle switching station e dei supply converter in modo da passare poi la corrente al circuito medium voltage che abbiamo sopra, perché è tutto medium voltage tranne i generatori e le batterie sono le uniche cose che ci serviranno high voltage. I generatori per produrre più energia effettivamente e le batterie più che altro per ricaricare i mining drill e i mining laser, comunque gli oggetti elettrici che richiederanno parecchia energia. E quindi anche per quello che volevo magari pensare di fare due batterie diverse, se non di più. L'unica cosa è che ci metterò un sacco per le batterie, perché se vedete qua, ognuna delle batterie high voltage ha bisogno di 5 medium voltage, che ha bisogno di 5 low voltage, quindi vuol dire che per ognuna devo fare 5x5 e ogni batteria ha bisogno di 4 pile. E quindi ci vorrà parecchio tempo. Ho fatto una sorgente di acqua infinita, più che altro per la questione della coltivazione. E adesso andrei a fare un layout uguale a quello che abbiamo utilizzato nella scorsa stagione di Mindtestita. Chi ha seguito la scorsa stagione lo conoscerà bene. In pratica, adesso ve lo vado a mostrare molto rapidamente. Allora, qua sono cavi, 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 cavi. Qua ci sarà il terreno, ma spostiamoci magari di uno che è meglio. Allora, il terreno, ma sotto ci mettiamo sotto ci va un deployer, in cui andrei però, andiamo a prendere già, forse abbiamo del mais nello zaino, speriamo, vediamo un po', sì, un po' di mais ce l'abbiamo, prendiamocene una decina di unità, per non esagerare, e andiamo a mettergli qua. Uno lo teniamo appunto da seminarlo, l'altro lo mettiamo là dentro nel deployer. Sotto avrà bisogno di un cavo che adesso andiamo a mettere. Poi dovremo mettere dei sorting tube comunque in modo da evitare dei problemi di connessione. Allora adesso andiamo a piazzare qua. E così, poi dopo qua dovrebbe esserci il, come si chiama? Il node detector, no, il node destroyer, no, come si chiama? Sì, beh, comunque, insomma, lui. Là ci sarà invece, andiamo a mettere un sorting tube che dovrebbe essere, no, ho bisogno però dei crystal fragment, così, se non ricordo male. Ok, infatti, il sorting pneumatic tube, in modo che mandi i semi da una parte e invece il resto da un'altra parte. Qua sarà forse un po' scomodo arrivando, eh. Effettivamente avrei potuto spostarlo tutto più in là. E l'ascensore mi è impossibile spostarlo. Forse un blocco più indietro è comodo, ma magari anche un paio, di blocchi indietro. Spostiamo tutto un paio di blocchi indietro prima di andare a incasinarci qua. No, due bastano, non andiamo. Anche perché poi ci sarà tutto la questione dei cavi che devono portare via i prodotti. Quindi diciamo che è meglio avere un po' più di spazio che non un po' meno per muoversi. Soprattutto per come è concepito l'ascensore. Allora, qua andiamo a riprendere il nostro mais. Andiamo a riprendere il nostro deployer. E andiamo a posizionarlo due posti più in là. Andiamo già a mettere sotto il tubo,
così sopra il deployer con dentro le nostre 9 unità di mais. Qua andiamo a... Beh, togliamo questi tubi innanzitutto. Qua sto facendo un po' di casini, ma andiamo subito a sistemare tutto. Allora là. Ok, allora uno avanti, facciamo due avanti, poi in su. No, questo no, là ci mettiamo il sorting, che già ho l'inventario pieno, lol. Allora, sorting così, perfetto. Adesso andiamo a piazzare via questa sandstone che non ci serve. Poi, allora, qua ci sarà la terra. Qua andiamo a piazzare invece l'acqua. Ma credo che l'acqua la andrò a piazzare dopo perché è la cosa più scomoda da posizionare. Andiamo piuttosto a mettere il node detector. Il node breaker, cioè. Node detector lo andiamo a mettere dopo. Così, perfetto. Poi, allora, i deployer non mi servono. Ho bisogno... Più che altro andiamo a mettere il circuito, per cui credo che avrò bisogno dello screwdriver, che non so se ho dietro o meno. Allora, qua ci sarà il deployer che deve andare esattamente al contrario. Dovrei avere lo screwdriver, ok. Ok. Andiamo a sostituire qua. Ah, tra l'altro aumentiamo qua perché ci sta così. Poi, cos'ha? Poi, il node detector che dovremmo andare poi a settare in base a com'è il nome del blocco del grano, cioè del mais, che adesso andremo poi a controllare. Qua andiamo a coprire e... Ah no, qua manca ancora mancano un paio di circuiti e la lampada. Allora, qua ci va un circuito là sopra che lo connetta a... Ok. Poi qua sopra, ok, perfetto. E qua su la lampada in modo che sia perfettamente illuminato. Andiamo poi a zappettare qua, dovrebbe essere irrigato perché appunto là sotto c'è l'acqua come potete vedere, quindi adesso sarà poi irrigato e la comodità è che appunto tramite il stupido, devo disattivarlo perché ha continuato a rompere. Di qua non ci arrivo neanche, non so se ho altro mais. Devo andare su a prendere il mais e andiamo intanto anche a controllare come dobbiamo chiamarlo. No, non di qua, ma di qua. No, mais ce l'ho nell'inventario, non è che devo venire a prenderlo, però dobbiamo andare a vedere un po' come si scrive qua. Allora, lui è farming, 2 punti, corn, trattino in basso, 8. Farming, corn, 8. Farming corn 8, farming corn 8, quindi farming corn 8. Save. Adesso non dovrebbe più rompere il blocco ogni volta. Spero solo che non abbia tolto tutto dal deployer ora, ma andiamo a controllare, forse che è meglio. Allora, lui è idratato e funziona, lui ancora ne ha, quindi perfetto. E boh, allora qua andiamo a mettere su off tutto tranne il giallo e quello che ci manca, dove andremo a mettere una chest per ora per accumulare il grano, poi dopo andremo a sistemare anche il resto delle cose. E c'è il grano, ce l'ho con il grano e il off. Poi questo off, perché fa questo strano glitch non lo so. Tutto off tranne giallo e blu, ok.
E là mandalo uguale, cioè nel senso è inutile perché manderà poi 50 giù, 50 su. A questo punto lui quando crescerà verrà raccolto in automatico da lui perché lui riceverà lui darà un impulso perché vedrà appunto la presenza del Farming Corn 8. Ma tanto qua ha rotto il cavo che c'era sopra, non lo so. E forse sì, devo risistemarglielo allora a sto punto. Sì, ok, perché sennò. No, gliel'ho rotto io, che stupido, perché sennò continuava a staccare il pezzo. E comunque adesso è off, ma teoricamente quando esce il grano dovrebbe continuare cioè dovrebbe raccoglierlo, poi dopo ne viene piantato uno da sotto, come è successo prima, come avete potuto notare, e così continuerà. Allora, poi qua io andrò a costruire una serie appunto di 10, pensavo, piante. Dovrebbero bastare per il fatto che comunque l'energia richiesta non è perenne, nel senso che non abbiamo sempre bisogno di energia. Se va a ricaricare le batterie, probabilmente con 10 piante dovrebbe bastare, il che è già comunque abbastanza costoso, 10 piante, perché considerate che comunque io per produrre il necessario per questa farm qua ho avuto bisogno più o meno di uno stack di ferro, di una quarantina di unità di mese e più di uno stack di wooden planks e un paio di stack di stone e cobblestone, comunque parecchia roba, perché non sono costosissimi, ma richiedono comunque abbastanza. No, di più di uno stack di ferro in realtà, probabilmente, perché anche le lampade richiedono parecchio ferro, quelle lampade là di Jordak. Però il comodo è che forniscono appunto 15 come luce, quindi vanno benissimo per far crescere le piante. Qua la piantina ancora non ne vuole sapere di crescere, però se noi andiamo sopra magari a fare altro, nel frattempo lei crescerà e potremo anche vedere come e quanto. Adesso andiamo solo a abilitare la World Anchor, che qua non funziona mai. Ah, potete vedere là, ho fatto un po' di casini, nel senso che ho provato a costruire le varie cose della Pipeworks per raccogliere l'acqua. Che tra l'altro funzionano, nel senso che guardate, là ho messo un po' di rubinetti, questa qua è una fontanella che fa uscire da sopra, questa invece è un tubo che fa uscire da sotto e gli altri sono dei tubi semplicemente di raccordo. Ci sono anche dei tank come potete vedere là e un'altra pompa che ho messo su in cima. Solo che l'unica cosa è che i tank sono assolutamente inutili. Cioè non raccolgono acqua e non puoi prenderne acqua dall'interno. E quindi ho costruito tutto questo per niente. Perché a me sembrava interessante la questione del tank. Ma in realtà non serve proprio a nulla se non funziona. Al momento non funziona e sembra che Vanessa non abbia tra l'altro nessuna intenzione di renderli funzionanti. È un po' mi delude questa cosa, ma non ci possiamo fare niente, ecco, insomma. Allora, mi è avanzato anche parecchio mese con tutto, ma questi credo che me li terrò nell'inventario per quando andrò a finire di sistemare la farm, che farò off camera probabilmente a questo punto, anche perché non voglio annoiarvi particolarmente. Terrò tutto qua. Il legno di quel tipo posso anche rimetterlo qua, l'ho preso. Per fortuna che ne avevo, perché avrei dovuto raccoglierne parecchio di legno. Allora, qua andiamo solo un attimo a ricaricare il nostro pickhauser per andare a sistemarlo. Andiamo a mettere via un po' di plastica qua. Tra l'altro ho un po' di unità di plastica, potrei effettivamente utilizzarla per dei tubi, visto che non ne ho tantissimi. Sì, credo che andrò a craftare degli altri tubi perché serviranno tanto giù. 2 volte ci staranno, sì, perfetto. Quindi è un'altra dozzina. Non sono tanti, ma speriamo che per ora bastino. La stone non ci serve più. Qua potrei anche togliermi un'unità di dirt, o cioè uno stack di dirt che non serve. Ah, come potete vedere mi sono fatto qualche tazza di caffè. Sto
Sono comode, l'unica cosa è che ti lasciano sempre la tazza vuota e devi sempre utilizzare il bucket di acqua. E quindi è un po' un casino da quel punto di vista. Un'altra cosa che ho scoperto in realtà che tornerà molto utile, probabilmente, credo come basterà uno stack di quelle, è che i Node Breaker funzionano con qualsiasi oggetto nell'inventario. Quindi possiamo utilizzare dei Node Breaker, per esempio, anche per raccogliere la gomma dagli alberi. No, non volevo mettere il corn, ma volevo mettere un paio di boccette di etanolo qua, perché no, forse una basta, eh. Proviamo con una, se per caso non dovesse poi bastare. Qua ho del ferro da mettere via, qua il piccone l'ha riparato, perfetto. E allora, dopo aver sistemato quella roba là sotto, direi che possiamo andare a fare un salto, magari in miniera, a scavare un pochettino. Questo non tanto per annoiarmi, ma per il fatto che comunque qualche progress dobbiamo farlo adesso e non abbiamo tante risorse ora come ora, quindi è necessario scavare, è necessario fare la farm, è necessario fare un sacco di cose lunghe e noiose, ma perché alla fin fine è un po' così che funziona Minecraft, bisogna fare molti lavori, anche off camera, anche lunghi, anche magari noiosi, non particolarmente esaltanti. E tutto per il benessere futuro, questo è Tin, quindi non ci interessa. Soprattutto andrei a dispormi un attimo gli oggetti in modo più efficiente, perché con il mouse da gaming che ho non ho riconfigurato i tasti, per cui sono, ho i tasti laterali che vanno dal 4 al 9. E quindi se tengo il piccone sull'1 non posso selezionarlo rapidamente, ma devo andare da tastiera e mi scoccia un po'. Mentre invece mettendolo sul 4 ho il pulsante del mouse e posso comodamente usare quello senza dovermi preoccupare di niente. Tanto su dovrebbe crescere il grano e andremo a vedere un po' in un attimo come andrà la situa. Dovrebbe tecnicamente funzionare, anche perché è un layout che abbiamo già utilizzato nella scorsa stagione. Funzionava alla grande con la farm di grano e la farm di cotone. Non so se ci sono degli iscritti che non avevano visto quella farm, e in tal caso avete imparato adesso come è stata concepita la vecchia farm. E appunto è molto funzionale, l'unica cosa che è abbastanza costosa da installare, perché richiede parecchie unità di mese soprattutto, anche perché ogni node breaker ha bisogno di 3 cristalli di mese e non frammenti, proprio 3 cristalli, e quindi è abbastanza costoso. E ora come ora non abbiamo tantissime risorse minerali, soprattutto per quanto riguarda il mese, per quanto riguarda il mithril, per quanto riguarda i diamanti. Tra l'altro ho dovuto utilizzare altri 3 diamanti adesso per il fatto che, come potete vedere, nell'inventario ho un'ascia di diamante, ma è comunque un investimento, nel senso che alla fin fine la riparerò ogni volta senza consumarla, e quindi teoricamente il consumo di diamanti per utensili dovrebbe essere ora finito. Anche perché la vedo abbastanza inutile e credo che non lo faremo mai, il fatto di utilizzare dei diamanti per fare un'ao di diamante. Perché sì che dura molto, ma è abbastanza inutile. Anche perché l'ao è praticamente istantanea come azione, non è che si tratta di una questione lenta per cui dici ah, è lentissimo e quindi ho bisogno di velocizzarlo, tipo non lo so, scavare con il piccone, no? Uno dice è cribbio, è molto lento. Se avessi un mining drill sarebbe molto più rapido, ma il mining drill non ce l'abbiamo perché non abbiamo ancora abbastanza. Diamanti, perché richiede tantissimi diamanti, richiede praticamente uno stack di diamanti. No, forse uno stack no, ma tipo 60 diamanti sì, e al momento ne abbiamo solo 30, quindi non ci si fa molto. E no, dovevo mettere questo.
Scusate, ho sbagliato il pulsante. Stiamo trovando un po' di mese e questa è una cosa buona perché ne abbiamo consumato abbastanza per la costruzione là. E in più altro ce ne servirà per automatizzare altri processi, come per esempio la raccolta della gomma o la raccolta del legno, una volta che sarà fissato il problema degli alberi. Cioè, in realtà è fissato, ma è fissato nella versione unstable, come vi avevo già raccontato, quindi non al momento non in quella che stiamo utilizzando di versione di Mindtest. Quando saremo poi interessati a fare una farm, se non sarà ancora uscita la versione prossima, andremo a scaricare la versione instabile. Ora come ora non la sento molto impellente come necessità, cioè quella di avere una farm di alberi, perché non mi sembra un'urgenza primaria. E quindi per ora stiamo bene anche così con gli alberi un po' buggati. Certe volte dobbiamo perderci un'unità di... Cosa togliamo qua? Togliamo qualcosa, ecco, tipo la O che non ci serve. E questi per ora li togliamo. Dico... No, cos'è che stavo dicendo? Non mi ricordo più. Ah sì, però non abbiamo abbastanza... Non abbiamo particolarmente urgenza. Anche perché non siamo ancora andati a costruire niente di particolarmente grande. Stiamo trovando un sacco di mithril, ma diamanti molto pochi. E non è una gran cosa, anche perché il mithril dopo un po' non serve più praticamente a nulla. Nel senso che oltre a farci i... Oh, mi mancano le parole oggi. Ma mi sento dislessico. Silver. Oltre a farci i mining drill e le chest, non serve a tantissimo il mithril. Ah sì, adesso ci ha messo anche lo screwdriver, lo sonic screwdriver, cioè il cacciavite elettrico, ma... E il prospector, ecco, sono le cose principali per cui serve il mithril, ma le altre cose no. Ho provato tra l'altro, visto che abbiamo una discreta abbondanza di mithril, a vedere se il piccone di mithril è più veloce del piccone di diamante, ma no, è più lento. E quindi sono rimasto a utilizzare il piccone di diamante perché quello di mithril è più lento. L'ho consumato del tutto alla fin fine, l'ho sprecato. Ho sprecato 3 unità di mithril, ma appunto, come dicevo, non è una questione particolarmente grave perché ora come ora abbiamo più mithril di quanto ce ne possa servire, perché alcuni strumenti che avrebbero bisogno di mithril, come per esempio i mining drill, ci sono negati al momento per il fatto che non abbiamo la possibilità di crearli per questioni di diamanti, ecco. Come dicevo prima. Adesso andiamo magari un attimo a concludere rapidamente. Questo chromium, sì, lo prendiamo il chromium perché serve, non è tanto, cioè abbastanza raro come minerale alla fin fine. E quindi meglio tenerlo. Le altre cose tipo il lead, il copper, non vado tanto a... No, il copper e il coal non vado tanto a cercare, tipo non lo scavo sotto, anche perché ci perdo più tempo che non quello che mi servono. Ecco, di copper, ce l'ho questo copper, di coal ne abbiamo parecchio, quindi non è particolarmente necessario questo tin, no? Sì. Come anche la tin, appunto. Un'altra, abbiamo trovato un diamante e abbiamo trovato 6 lingotti di mithril, perché i diamanti non si duplicano, tra l'altro. Altro mithril, ma diamanti niente, possibile? Lol. Non so se è una questione forse di posizione in cui ci troviamo, se i diamanti si trovano di più a un'altezza più alta, ma non credo, perché mi pare che siano tutti a un certo punto, abbiano discreta probabilità tutti qua. Cioè, forse il carbone, che è un po' che dovrebbe essere un pochettino più raro perché è più comune vicino in superficie, ma il resto dovrebbero essere tutti abbastanza presenti in dosi normali, ecco. Allora, qua si sta facendo tardi, il video è già durato abbastanza, abbiamo fatto un po' di progress imbastendo un attimo la farm, che se riesco andrò a completare prima del prossimo episodio, non prometto niente. E quindi, boh, io andrei a chiudere qua. Ho
uso la corsa perché sennò qua non ne usciamo più. Poi andiamo a piazzare un blocco per delimitare il fatto che abbiamo scavato in questa zona. Faccio poi solitamente sempre così, come è il metodo più efficace, cioè quello di creare delle gallerie parallele che siano distanti due, perché così qua ho la possibilità di vedere da questo lato, e qua non riguardo un blocco che ho già guardato, ma guardo questo qua che è più accanto, e quindi è uno dei metodi più efficaci per non allontanarsi troppo e verificare comunque abbastanza tutta la zona se ha la presenza di minerali o no. La cosa più utile, certo, sarebbe quella di creare un prospector. Probabilmente lo faremo nel prossimo episodio. Quello di creare un prospector sempre se ho, sempre se ho finito la farm. Perché il prospector è davvero molto, molto, molto utile. E tra l'altro, ora come ora, richiede praticamente. No, magari se lo scrivo giusto, vabbè, Prospector ha bisogno di un cubo di Mithril, ma non abbiamo problemi. Un Blue Energy Crystal che ha bisogno di, principalmente due blocchi di Mithril, il resto non è niente di che. Blocco di diamante, ecco. Quindi sarebbero 9 diamanti e 11 di Mithril, la cosa principale. Mithril ne abbiamo 27 più altri 8 e diamanti ne abbiamo 30. Come vedete sono davvero molto pochi rispetto a quello che ci serve. Abbiamo bisogno di mettere altro etanolo. Comunque, evitiamo di temporeggiare. Questo video è durato abbastanza. Io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ci vediamo nel prossimo video e ciao a tutti, buona giornata. Ciao!